Grazie Davide per il tuo intervento e anche tu grazie per i tempi perfetti con cui sei rimasto nella tua relazione. Mi hanno già chiesto se potremo distribuire le slide e io ho già detto di sì, immagino che per entrambi non vi sia problemi. E anche io sto registrando e quindi penso che mi consentirete poi di spezzettare il video e di poter mettere probabilmente sul sito, sulla pagina Facebook della Fondazione i vostri interventi. Allora, sono venute arrivate molte domande, credo che Nicola abbia già avuto modo di vederle e di qui, insomma, cominciare a elaborare qualche risposta. Invito Davide ovviamente a prenderne visione, alcune riguardano ovviamente il suo intervento e quindi nel continuare pure a fare domande, insomma, magari adesso in questa seconda fase più a Davide. Lascerei la parola a Nicola per così cominciare a dare alcune risposte e magari nell'arco abbiamo sono le 18:10, potremmo fare, non so, 5-6 minuti, no? 6-7 minuti, dopo altri a Davide, poi magari così facciamo un secondo giro anche di domande e risposte. Nicola, a te la parola. Bene, io ho preso giù un po' di domande che ho visto e provo a rispondere. Allora, la prima domanda è quella giustissima, che se il calo del prezzo del petrolio può sfavorire la transizione alle rinnovabili. Domanda è ben posta perché è sempre stato così. Negli anni 70 ci fu la grande crisi petrolifera indotta da questioni geopolitiche, all'inizio degli anni 80, poi alla fine andò tutti i tentativi di passare a un sistema rinnovabile saltarono perché il prezzo del petrolio diventò bassissimo e per 20 anni non si è più pensato. Anni 80 e anni 90 sono stati grandi anni in cui noi abbiamo perso il treno per avviare la transizione. Per fare un esempio, diciamo chiaro, il presidente Carter aveva messo i pannelli solari sul tetto della Casa Bianca. Quando arrivò Reagan, una delle prime cose che fece fu sradicarli dal tetto della Casa Bianca. Questo è stato quello che è stato fatto in qui. Però qui la situazione è diversa, molto diversa. Perché? Perché il petrolio americano, voi sapete che gli Stati Uniti sono tornati a diventare il primo produttore mondiale, è un petrolio appunto da fracking, è un petrolio che viene estratto con questa tecnologia estremamente complicata, estremamente impattante e soprattutto estremamente costosa. Perché quando si va a scatenare l'inferno nel sottosuolo con il fracking, poi questi pozzi, una volta che sono stati fatti, si prosciugano in fretta. Quindi bisogna trivellare in continuazione. Per darvi un numero, Stati Uniti e Arabia Saudita producono quasi circa la stessa quantità di petrolio. L'Arabia Saudita estrae il suo petrolio da 2.000 pozzi, gli Stati Uniti estraggono il loro petrolio da 1 milione di pozzi. 2.000 contro 1 milione. Quindi, se il petrolio rimane a dei prezzi abbondantemente sotto i $50 al barile come è adesso, non c'è alcuna speranza per il sistema del fracking di rimanere sul mercato. Ma era già un settore in gravissima difficoltà finanziaria, ma non se ne parlava. Quindi, se i prezzi rimangono bassi, il petrolio si può suicidare, proprio perché il petrolio che noi estraiamo adesso, quel non convenzionale fisico, come dicevo prima, costa molto, le sabbie bituminose costano anche queste sopra i $50. Quindi c'è questo dilemma: se il prezzo diventa troppo basso, buona parte dell'offerta attuale viene a mancare e quindi di nuovo siamo con l'acqua alla gola, perché a quel punto torna il problema del picco di produzione, il convenzionale. Quindi dobbiamo passare alle rinnovabili. Proprio perché questa volta la crisi del petrolio è una crisi epocale, non è più come le altre volte. Seconda domanda: Cina e USA sono importanti per il clima, sono essenziali, perché Cina e Stati Uniti da soli emettono il 45% di emissioni di CO2. Per cui, se gli Stati Uniti non stanno dentro, la Cina ci vuole stare, lo ha dichiarato e continua a dichiararlo, e lo fa, sta anche facendo qualcosa, e gli Stati Uniti di Trump non lo vogliono fare. Come probabilmente sapete, l'amministrazione Obama fece un trappolone all'amministrazione entrante, cioè gli Stati Uniti possono uscire ufficialmente dal protocollo dall'accordo di Parigi solo il 4 novembre 2020. Le elezioni americane si tengono il 3 novembre 2020. Quindi sarà il nuovo presidente a prendere la decisione finale e speriamo che non sia il presidente attuale, perché sarebbe una catastrofe. Costo dell'auto elettrica e della casa nuova, diciamo, a energia zero. Sì, l'auto elettrica costa un po' di più, e ripeto un po' di più, non credete a quelli che vi dicono che costa il doppio, non è vero, andate voi stessi da un concessionario a vedere. L'auto elettrica, a parità di prestazioni, un'auto elettrica rispetto a un'auto convenzionale costa circa il 30% in più.
però vi faccio presente che io non spendo niente, perché è un'auto che non ha sostanzialmente manutenzione, non c'è olio, non tutte le parti, diciamo, che sono usurabili non ci sono, non c'è la marmitta, non c'è la trasmissione, non c'è il cambio, non c'è la frizione, non ci sono i freni di fatto, perché il 90% delle volte freni col freno motore, quindi una macchina, e questo dal punto di vista dell'industria automobilistica è una grande sfida, perché devono vendere una macchina che poi ha manutenzione bassissima rispetto a quella attuale. Quindi quello che spendi in più lo riguadagni molto in fretta. Io l'anno scorso, i conti li metto su Facebook, parlo su Facebook sempre di questi temi, quindi se c'è qualcuno, diciamo, che è su Facebook mi può seguire anche lì. Io l'anno scorso ho risparmiato più di 2.000 euro con la mia macchina, quindi quei soldi che ho speso in più, che sono 5-6.000 euro, io in 2-3 anni li porto a casa. In più ho il piacere di guidare una macchina straordinaria che non ha nulla a che vedere con le stufe con le ruote che siamo abituati tutti quanti a guidare. Dopodiché bisogna tenere conto che ci sono anche degli incentivi. Io non pago il bollo, l'assicurazione costa molto meno. Ma perché costa molto meno? Perché le auto elettriche sono più sicure, quindi le assicurazioni ti fanno pagare meno assicurazioni. Idem per la casa nuova. In realtà ci sono da tempo grandi incentivi per la conversione diciamo ecologica delle nuove costruzioni, sia sugli infissi che sugli impianti di riscaldamento, di raffrescamento. Quindi in realtà lo Stato italiano, bisogna riconoscere quello che fa, lo ha fatto. Quindi in realtà io sì, li porto a casa in 5-10 anni, però alla fine la mia casa che costa X meno il 30-40% in realtà. Quindi è un incentivo notevole. E io dico una cosa, se uno ha quattro soldi, ne parlavo con mia moglie anche ieri sera, se uno oggi ha quattro soldi, faccia una furbata, non stia lì a guardare le borse, investa e si costruisca o adegui la sua casa a questi nuovi standard, c'è una casa resiliente, cioè una casa che non ha bisogno di combustibili fossili. Io mi sono già liberato dei combustibili fossili con l'auto e il mio obiettivo è di liberarmi anche con la casa. A quel punto per me se il petrolio va su giù, a me non interessa come cittadino. Poi è chiaro che finché la società resta petrolizzata mi interessa, però intanto io faccio la mia parte. Smaltimento batterie, pannelli fotovoltaici, me la cavo in fretta, sono integralmente riciclabili. Fotovoltaici, i pannelli fotovoltaici devono essere, si comincerà a doverli smaltire il grosso a partire dai prossimi, tra 20 anni andare avanti, perché durano 30 anni i pannelli fotovoltaici, durano all'infinito perché sono, come dire, tecnologie semplici che non hanno parte in movimento, hanno questo piccolo segreto di cui non si parla mai, quindi sono poco usurabili, possono star lì sul tetto e continuare a fare i loro mestieri. E sono già oggi completamente riciclabili. Quando li dovremo riciclare, veramente, pannelli fotovoltaici, lo sapremo fare anche meglio. Batterie delle auto, vale la responsabilità estesa del produttore, è una legge europea, vale anche per l'Italia. La mia batteria, se la dovrà prendere in carico la Nissan, non andrà nella terra dei fuochi come qualche sprovveduto mi dice, okay? Quindi in realtà la legislazione esiste già ed è possibile riciclarla integralmente anche quella e andare verso l'economia circolare. La mia macchina è un sistema chiuso, io come dicevo prima non metto mai dentro niente alla mia macchina, solo degli elettroni che si muovono all'interno di questa batteria, che sono mossi da solo da elettricità rinnovabile, perché oggi voi potete fare un contratto di elettricità rinnovabile, lo sapete, lo vedete pubblicizzato. Se non ve lo potete produrre a casa, come faccio io in questa casa vecchia dove abito, poi ci sarà quella nuova dove me la faccio da sola, potete già acquistare sull'energia rinnovabile. Quindi potete cambiare il sistema dal basso. Scegliete solo operatori che vendono elettricità rinnovabile. In questo modo li spingerete a produrne sempre di più. E anche le batterie sono integralmente riciclabili. Pericoli connessi all'uso dell'elettricità, molto meno in realtà. Il problema dell'impedimento elettromagnetico è estremamente ridotto e comunque sicuramente credo che l'esperimento più grande che stiamo facendo è quello di avere i telefoni attaccati alla testa più che di avere delle batterie o dei motori elettrici in caso di una pompa di calore. Sacrifici del cittadino, sì, è chiaro, il cittadino dovrà fare dei sacrifici, perché io dico sempre, io ho l'auto elettrica, ma l'idea di trasporto in futuro non è che tutti abbiamo l'auto elettrica, cioè dovremmo proprio cambiare il sistema dei trasporti. Io adesso sono ancora in questo sistema vecchio, passo l'auto elettrica, ma il sistema dei trasporti di domani non è la riproposizione del modello attuale pari pari, 1 miliardo di auto a termiche, 1 miliardo di auto elettriche. No, non va bene. Dobbiamo arrivare all'idea che sta già maturando, che l'auto non è più una cosa di proprietà. Oggi noi compriamo delle auto, cari amici, che usiamo per il 3% del tempo, il 97% del tempo, le auto sono ferme, sono dei pezzi di, oggi in questi giorni ancora di più,
sono dei pezzi di ferro, sono degli oggetti pieni di ferro, di alluminio, di gomma, di vetro, quintali di roba fermi in mezzo alla strada da buttare nelle nostre città. Bisogna usare meno macchine, quindi car sharing, quindi tutte queste cose di cui si comincia finalmente a parlare. Quindi bisognerà cambiare, proprio, sì è vero, dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo sobrietà numero uno, tutto quello che volete, però quello che dobbiamo metterci in testa, lo dico anche ai miei amici imprenditori in questi giorni, cioè se non vi fate venire in mente un'idea, non sopravviverete. Cioè dobbiamo mettere in testa, dobbiamo far girare delle idee in questi giorni, in queste settimane di crisi, perché solo con le idee ne verremo fuori. Se noi continuiamo a ragionare con il sistema energetico vecchio, pensare di replicare l'attuale sistema di trasporti, non ne usciremo mai, mai. I poveri, sì, anche per i poveri, fino a pochi anni, sono mesi fa, dire di portare il fotovoltaico, diciamo il fotovoltaico è una cosa da ricchi, no, oggi il fotovoltaico è la tecnologia meno costosa e il fotovoltaico io lo posso portare in un villaggio africano e non c'è bisogno che mi colleghi alla rete elettrica dove non arriverà mai lì la rete elettrica, non ci arriverà mai, ma il pannello fotovoltaico lo può produrre in loco. Quindi la transizione energetica con queste tecnologie che sono fatte su piccola scala, non la fusione nucleare, le centrali nucleari che sono sistemi su grande scala, su piccola scala locale, possono veramente cambiare la vita anche dei più poveri e soprattutto perché i costi sono crollati. Il pannello fotovoltaico attualmente è la tecnologia che costa meno per produrre elettricità. Mi sembra di avere risposto, almeno quelle che mi ero segnato, mi sembra di avere le risposte. Perfetto, poi forse sono perfetto. Le altre. Qualcuna ne è arrivata, qualcun'altra, ma intanto chiederei a Davide se vuole lui provare a rispondere ad alcune delle domande che lo riguardavano direttamente, ad alcune altre che magari sulle quali comunque vuole portarci il suo punto di vista. Ho cercato di scorrere le domande, intanto ringrazio per la partecipazione. Mi pare che non ce ne fossero delle specifiche relative alla mia relazione. Però c'è un punto che ha anche toccato Nicola, che mi sembra che tocchi uno degli aspetti centrali della transizione energetica, ed è quello della sharing economy, quello dell'economia condivisa. L'esempio delle autovetture funziona benissimo, ci sono già studi che definiscono chiaramente un panorama futuro in cui l'auto sarà così sicura, così priva di problemi di manutenzione, di gestione anche per l'introduzione di sistemi di guida automatica, che non sarà necessario avere l'auto di proprietà. E quindi avremo l'auto che potremo andare in un parcheggio a utilizzare per le esigenze specifiche. Quindi ci sarà un parco auto estremamente inferiore in termini numerici, ma molto più utilizzato e molto quindi meglio ammortizzato dal punto di vista economico. Ma la sharing economy si applica assolutamente in ogni settore. Si applica in ogni modello di organizzazione della propria vita, dalle attività residenziali alle attività di manutenzione alle attività ricreative del tempo libero e questo è associato a un aspetto fondamentale che è l'aspetto culturale. Una società dove si consuma un po' di meno, ma si consuma anche attraverso una dimensione di relazioni umane più intense, dove la dimensione del rapporto con l'altro si intensifica. E questo evidentemente qualifica in maniera significativa un nuovo stile di vita, un nuovo modello culturale, anche un nuovo modello basato su un spostamento dell'attenzione dalla produzione di beni materiali alla produzione di beni immateriali. Uno degli aspetti forse che potremmo valorizzare di più di questa esperienza che individualmente abbiamo è che in fondo sì, essere reclusi in casa per molti è una sofferenza particolare, evidentemente soprattutto per le persone che vivono in ambiente urbano, non hanno una casa con un giardino,
però è anche la capacità di gestire il proprio tempo, di valorizzare il proprio tempo, di fare qualcosa che si sente utile per la propria crescita personale, di valorizzare le relazioni personali, familiari. Ecco, queste sono occasioni preziose per poter immaginare un diverso futuro basato su proprio uno stile di vita e di lavoro diverso. Grazie Davide. C'erano un paio di domande che te le riporto io, che riguardavano, aspetta che adesso le trovo, dice un paio di domande, anche in Italia diverse città vengono sollecitate a quantificare i servizi ecosistemici per partecipare al mercato delle emissioni. Che dire? Ci sono un paio di domande poi che riguardano l'inquinamento dell'aria, dipende anche molto dagli allevamenti intensivi, e questo chiedono anche per l'acqua. E, ecco, se non so, servizi ecosistemici e città, inquinamento legato agli allevamenti intensivi, se ci vuoi dire due parole su questo magari. Assolutamente sì. Beh, la contabilizzazione dell'impronta carbonica, ma in genere la contabilizzazione dell'impronta sulle risorse naturali, sul capitale naturale, è il primo passaggio che dobbiamo fare per promuovere una transizione a un altro stile di vita. Se non siamo coscienti di quelle che sono le nostre responsabilità come consumatori, se non sappiamo quanto consumiamo individualmente di capitale naturale, quanto emettiamo, evidentemente non avremo nemmeno la percezione della necessità e la coscienza delle priorità delle cose da fare per ridurre i nostri modelli energetici. Da questo punto di vista ricordo a tutti che sono ampiamente disponibili in rete e gratuitamente tutta una serie di calcolatori che ci permettono di calcolare l'impronta carbonica e l'impronta in termini generale, oltre impronte per altre risorse, per esempio l'impiego dell'acqua, del nostro stile di vita. Evidentemente, se facciamo questo a livello anche di collettività locale, di comune, di regione, creiamo un elemento in più di informazione, e quanto mai positivo farlo. Per il secondo aspetto, l'allevamento, l'attività zootecnica ha un impatto assolutamente fondamentale nelle emissioni di CO2, soprattutto in collegamento alle emissioni in particolare di metano, quindi non soltanto del principale gas di serra che è la CO2. E rimettere in discussione il consumo di carne, soprattutto di carni bovine, pensare a diversi modelli nutrizionali basati su un consumo individuale in quantità inferiori e diversificato, è una delle strade da tutti assolutamente suggerita. Certamente se la quantità di proteine animali che mediamente un europeo mangia diventerà il modello di riferimento per il cittadino mondiale, il cittadino del mondo, il complesso delle emissioni individuali è destinato assolutamente a crescere, il settore agricolo, in particolare quello zootecnico, a diventare la prima causa di emissioni. Quindi ripensare a cosa mangiamo, a come mangiamo, cosa sprechiamo in termini di cibo, ripensare anche forse a certi modelli di allevamento zootecnico, forse la produzione di proteine animali tramite l'allevamento di bovini non è proprio il modo più efficiente, si stanno pensando anche a tutta un'altra serie di risorse animali più efficienti dal punto di vista energetico a partire dagli insetti, ma qua non vorrei scendere un po' nel particolare perché evidentemente andiamo anche sul futuribile, tocchiamo modelli culturali e interessi economici non da poco. Grazie a Davide. Ci sono molte altre domande che sono arrivate. Il nostro tempo sarebbe, come dire, scaduto. Non so se vogliamo prenderci ancora qualche minuto, anche perché poi dobbiamo chiudere. E non so se Nicola ha domande su cui vuole rispondere. Prego.
Allora, se l'auto elettrica è pericolosa, questa me la cavo in fretta. No, tant'è vero che l'assicurazione costa meno, ma non è che lo fanno perché le assicurazioni sono gli sta simpatiche l'auto elettrica, perché sanno che è più sicura. I crash test delle auto elettriche sono di gran lunga più sicuri. Andate a trovare sui siti specializzati, lo troverete. Quindi quelle sono bufale messe in giro più o meno ad arte, non si sa bene come. Sì, i materiali che vanno nelle batterie sono materiali importanti come litio e cobalto, che sono localizzati anche quelli in certe zone, litio soprattutto in Sud America. Quindi effettivamente sì, il rischio c'è che domani, come dire, il conflitto per le risorse si sposta al Golfo Persico a Sud America, per esempio. E lì appunto viene il dunque, cioè l'umanità. Vogliamo sempre andare avanti facendo le guerre per qualcosa, oppure rendendoci conto, anche grazie a questa crisi, che siamo tutti interconnessi, per cui non c'è nessun paese che è indipendente su niente. L'abbiamo visto che gli Stati Uniti non sono indipendenti neanche sui guanti di lattice, ecco. Quindi in questo mondo siamo forzati ad andare d'accordo. Quindi per la transizione energetica l'uso delle risorse è fondamentale e correrà un uso condiviso, bisognerà che gli Stati si mettano d'accordo, non c'è altra strada, diciamo, su questo. Comunque ho scritto con dei colleghi un articolo su proprio il tema delle materie prime, lo trovate sulla mia pagina istituzionale, poi magari dopo posso mandare il link a Matteo, è in inglese, però insomma chi può leggere l'inglese lo può leggere tranquillamente, lì ci spiega tutto il problema delle risorse o meno, chi le ha, chi non le ha, eccetera. Fotovoltaico ed idroelettrico. Il fotovoltaico attualmente in Italia produce circa il 10%, l'idroelettrico dipende dalla stagione, dipende se piove o se nevica, tra il 15 e il 20%. Quest'anno con pochissima neve e una primavera a barra di piogge in maniera terribile, credo che saremo più vicini al 15%. Quindi quest'anno probabilmente il fotovoltaico tenderà ad avvicinarsi all'idroelettrico. E uno dice sì, farsi una casa, eccetera, costo, è vero. Però i costi di tutte queste operazioni sono in calo. Facevo prima l'esempio tipico dei pannelli fotovoltaici. Facciamo un altro esempio tipico. Lo smartphone, 20 anni fa, il telefono cellulare, come si chiamava, l'avevano solo i DVD Hollywood, vi ricordate, no? Adesso praticamente te lo regalano con le patatine, quindi, e ce l'abbiamo tutti in tasca. Quindi la transizione va avanti e diventa accessibile a tutti nel momento in cui si allarga. Questa è una legge banalissima del mercato che conosciamo. Quindi è vero che oggi dobbiamo affrontare dei costi, ma domani saranno i costi normali, non saranno i costi eccessivi. E soprattutto lì, di nuovo, deve intervenire il legislatore, perché è il legislatore che adesso i soldi, quando vuole, li trova. Poi sono soldi a debito, si può discutere di tutto quanto, però il legislatore deve favorire tutto questo, quindi ci deve essere un accompagnamento del cammino della transizione, che senza il quale la transizione non si farà mai, evidentemente. Meglio elettricità o idrogeno? La faccio molto stringata. Per le automobili, secondo me, l'elettricità è imbattibile, perché l'automobile io la posso caricare in garage attaccata a una presa normale nel corso della notte, un camion no. Quindi la mia visione è che per il trasporto leggero, quindi moto e automobili, il futuro è sicuramente elettricità, è imbattibile. Invece per il trasporto pesante, che ha l'elettricità è ovunque, quindi da questo punto di vista è fondamentale. L'idrogeno non è ovunque, non sarà mai ovunque. Però camion e treni e navi si muovono su percorsi più definiti e quindi grandi hub di produzione di idrogeno per mezzi di trasporto di grandi dimensioni, quello può avere sicuramente un senso. Quindi la mia visione è che per il piccolo sicuramente l'elettrico vincerà, per il grande è probabile che invece l'idrogeno possa giocare un ruolo. E direi, mi sembra basta, non mi sembra che siano state fatte altre domande, a meno che non me ne suggerisci delle altre. Non ti sento, non ti sentiamo, non ti sentiamo. Io non ti sento più. Eccolo qua. Almeno io. Ecco. Davide, hai visto qualche... Io mi ero segnato questa da economista, che è la domanda poi di Simone, ma come può permettere una transizione energetica verso qualcosa di più sostenibile ma costoso in un futuro post-Covid, in cui l'economia risulterà fortemente indebolita? Cioè, come la vedi, Davide, questa dimensione della sostenibilità? Cioè, è un tema, come dire, che già emergeva un po' all'inizio, che insomma che è emerso. Come la vedi un po' tu questa possibilità oggi? Obiettivamente questo è, a mio avviso, è un punto critico, perché vedo un paese che, diversamente da altri paesi nord europei, è in affanno per coprire esigenze grandi di liquidità nell'immediato.
e che quindi andrà sicuramente verso modelli di indebitamento pubblico ancora più gravi nel futuro, il che significa ristrettezza delle risorse finanziarie. E tra i settori in cui sembra, anche sulla base dell'esperienza recente che abbiamo avuto, lo Stato e i politici italiani hanno meno predisposizione a investire, il settore dell'educazione, della formazione e della ricerca sembrano tra quelli più colpiti. E di fatto questo settore della ricerca, della formazione e dell'educazione sono invece le leve strategiche per immaginare un'accelerazione del processo di transizione energetica. E quindi il problema della disponibilità di risorse finanziarie, che poi è un problema di allocazione delle poche risorse a favore dei cittadini attuali piuttosto che le prossime generazioni, è il problema morale e politico all'ordine del giorno nel post Covid-19. Io ho la speranza che l'integrazione e la solidarietà europea possa in questo aiutarci. Solidarietà proprio perché ispirata dalla integrazione, cioè dal fatto che le difficoltà economiche italiane potrebbero essere immediatamente impattanti l'economia di altri paesi, per cui è negli interessi anche della Germania, dei paesi in genere nord europei, mantenere una stabilità complessiva del sistema e quindi anche aiutare quelle economie che usciranno certamente con l'affanno da questa fase. Ecco, questo è elemento di speranza che mi fa essere favorevole all'idea dell'integrazione europea non soltanto per un discorso ideale, perché mi sento cittadino europeo, ma anche per un discorso di praticità e di convenienza complessiva, generale. Grazie Davide. Io direi con queste parole, che sono anche parole, come dire, che ci fanno guardare con un po' di più speranza anche il futuro, perché credo che siano veramente abbiamo bisogno di questa dimensione di collaborazione, di partnership, e ci possiamo fermare. Ringrazio Nicola Armaroli e Davide Petrella per i loro interventi molto qualificati, molto precisi e molto puntuali, che ci hanno offerto uno spunto veramente interessante per iniziare questo breve cammino di 4 webinar che hanno posto la questione fondamentale della a che punto siamo, e vediamo che abbiamo, come dire, degli aspetti positivi, diciamo, in alcune cose siamo avanti, in altre siamo molto indietro. Complessivamente credo che dovremo lavorare molto, c'era quell'immagine del sasso da portare sopra la montagna, di quell'enorme masso sopra quella montagna, questa è la grande, credo, fatica che abbiamo di fronte, però è vero anche che abbiamo risorse, competenze, tecnologie per poterlo fare, insomma. Quindi ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato, hanno seguito il nostro incontro, sono intervenuti con le loro domande, probabilmente non siamo riusciti a rispondere a tutte, ma penso a molte. E poi ci sarà modo eventualmente in altre occasioni di ritornare, e vi do appuntamento per lunedì prossimo, in cui lunedì prossimo avremo, come dire, una seconda incontro. Volevo vedere se riesco a mettere non importa, abbiamo il secondo appuntamento che affronterà più la dimensione etico-filosofica, una questione di giustizia in ascolto del grido della terra e del grido dei poveri, riprendendo un po' uno dei temi che fanno da guida alla riflessione dell'enciclica di Papa Francesco, Lato Si, e all'ecologia integrale. Lo faremo con Romana Bassi, filosofo dell'Università di Padova, e con Simone Morandini, teologo che lavora presso la Fondazione Lanza, Mangristo San Bernardino. Quindi l'appuntamento è per martedì prossimo, sempre alle 17, per il secondo webinar sulla transizione, quale transizione ecosociale. Grazie ancora a tutti voi, grazie ancora a Davide e Nicola.